Buonasera e ben ritrovati nella seconda edizione di Sport Today. Apriamo con il calcio. È una settimana decisiva per il Bologna, pronto a cambiare il direttore sportivo della prossima stagione con il chairman Joey Saputo, arrivato questa mattina in città, che ha visto da vicino anche l'allenamento pomeridiano della squadra. Vediamo. È arrivato presto questa mattina negli uffici di Casteldebole, Joey Saputo, sbarcato a Bologna per i titoli di coda della stagione e già con la testa direzionata all'estate. L'aria di cambiamento la si respirava da un po', ma sarà questa la settimana decisiva per concretizzare il futuro rossoblù. Il nome ormai noto per ripartire è quello del DS Giovanni Sartori, che ha chiuso il rapporto con l'Atalanta dei Miracoli per iniziare una nuova avventura. Il suo percorso glorioso a Bergamo ha convinto Saputo a puntare su di lui non una rivoluzione, ma un cambiamento ritenuto necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. La firma del nuovo DS sembra dunque molto vicina, con Bigon, con contratto a termine a giugno 2023, destinato a lasciare Bologna dopo l'ultima di campionato. Il cambiamento si respira negli uffici, ma presto potrebbe sentirsi anche in campo. I giovani talentuosi del Bologna attirano già più di qualche sirena, soprattutto in Premier League, e in estate la piazza potrebbe dover salutare qualche pedina pregiata. Le decisioni tecniche, però, spetteranno al nuovo DS, così come il nome dell'allenatore. Sarà il direttore sportivo, infatti, a scegliere chi guiderà la panchina del Bologna, con Mihajlovic a contratto fino al 2023. Mihajlovic, che oggi non era presente all'allenamento della squadra, ma che lo sarà domani con una sessione a porte chiuse in vista della gara, l'ultima di campionato in programma, questo sabato alle 17:15 contro il Genoa. Dal calcio però passiamo al basket, perché la Virtus ha vinto anche gara 2 contro Pesaro per 70-51 con le Vunere, che hanno giocato senza Shengelia e Teodosic e che si sono portate sul 2-0 dunque nella serie, in attesa di gara 3, che si giocherà domani alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena. Intanto andiamo a sentire anche quelle che sono state nel post partita, nella conferenza stampa, le parole di Sergio Scariola, che ha commentato così la gara. Nel primo tempo avevamo anche giocato nel modo giusto, però abbiamo sbagliato una caterva di tiri da vicino facili. E non siamo riusciti neanche a correre come volevamo, perché a volte la cazzura del rimbalzo non era pulita, non ci permetteva di fare aperture veloci e di andare in campo aperto. Mi è piaciuto molto il secondo tempo, mi è piaciuto molto. Mi sembra che tutti i giocatori l'abbiano interpretato nel modo giusto, dal primo all'ultimo, con la giusta intensità, la giusta energia, la giusta condivisione della palla. Abbiamo fatto un eccellente secondo tempo, basta, siamo 2-0, non c'è molto di più da dire, sicuramente è molto raro il recupero dallo 0-2, ma è anche vero che la prossima partita è quella che il nostro avversario vuole giocare più di qualunque altra, quindi dobbiamo essere pronti alla partita più difficile della serie. Secondo me non abbiamo resettato ancora, onestamente vedo molti sintomi. Di chiari sintomi che magari anche voi l'anno scorso avete visto nelle avversarie quando succede una cosa così, quando c'è una competizione così esigente che assorbe tante energie, come ti lascia dopo, no? Onestamente stiamo tenendo coi denti, stiamo in ogni modo trovando la forma di vincere le partite, però resettare non abbiamo resettato per niente, abbiamo assolutamente bisogno di recuperare, soprattutto mentalmente, un pochino anche fisicamente, e ovviamente recuperare i giocatori infortunati. Quindi credo che siamo più in una fase di gestione la più seria possibile di un post che ancora incide pesantemente, piuttosto che aver girato pagina. Ecco. Presentata la seconda edizione del Padel Italiano Tour, che si terrà dal 28 maggio al 2 giugno al Country Club di Villanova. Sentiamo l'organizzatore Dario Patacini, l'atleta Cecilia Patacini e Matteo Naldi di Lavoro Più, che hanno presentato così l'evento. Padel Italian Tour, seconda edizione. Quest'anno il trofeo si chiama Lavoro Più, che è il main sponsor. Siamo al Country Club dal 28 di maggio al 2 giugno. Montepremi che supera i 7.000 euro complessivi, tra 5.000 euro economici e il resto sono benefit.
attendiamo le coppie sia femminili che maschili più forti d'Italia, sarà sicuramente un bel vedere e saranno trasmesse tutte in streaming, sia le finali femminili che quelle maschili. Ci sarò anch'io, sarò presente appunto a questo bellissimo evento dal 28 al 2 di giugno e parteciperò con la mia compagna con cui sto facendo un paio di tornei, che è Chiara Sasdelli appunto. Che cos'è che attira del paddle? Come mai adesso sta trovando sempre più seguaci in Italia? Ma allora, paddle sicuramente è abbastanza simile al tennis come gioco, è un pochino più aggregante appunto come avevamo detto nella conferenza stampa. Si gioca sempre in quattro, quindi 2 contro 2, è come un doppio e è più facile da imparare anche per le persone nuove che vogliono imparare uno sport, è un pochino più semplice del tennis e soprattutto appunto è uno sport dove comunque crea una buona compagnia, un buon gruppo di persone. Sì, noi siamo al fianco dello sport, siamo al fianco di tante iniziative che avvengono soprattutto a Bologna, cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno, cerchiamo di sostenere realtà che secondo me meritano e devo dire che questo, associarci comunque a un torneo di padel, che noi sappiamo essere uno sport in grandissima crescita, e poterlo fare nella nostra città è stata una conseguenza abbastanza ovvia, quindi insomma con piacere lo facciamo. E con il padel e l'intervista di Rita Mandini si chiude questa edizione di Sport Today. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni.